Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vedo andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. È un'azienda informatica dal 1999 a Siracusa in via Reglione II al numero 12 e chiunque onesto di patrone può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Il sabato solo mattina, la domenica chiuso per riposo settimanale. Beh, in realtà queste dirette oramai le faccio da molto tempo. Credo che era settembre di 2 anni fa, quindi un anno e mezzo circa, forse anche di più. Poi il tempo passa, mi metto sempre più vecchio e vabbè, pazienza. Oggi giornata un po' così, bruttina, 13 gradi. Vediamo, intanto ho visto che nel primo pomeriggio dovrebbe anche piovigginare, speriamo di no. Va bene, allora di cosa parlare? Oggi lunedì 20 marzo 2023, argomenti ce ne sono tanti. Intanto saluto Piazza Siracusa, quella piazza virtuale all'interno della quale sta crescendo un folto gruppo di cittadini. Io ogni tanto mi viene a rifare la battutaccia, ora qualche volta la farò all'interno del gruppo senza che si offenda nessuno. Colorita e folta come Accozzaglia, per citare un famoso film. Beh, effettivamente c'è una totale quantità di persone, tutte diverse tra di loro, di estrazioni sociali diverse, di estrazioni politiche totalmente diverse, eppure in una piazza virtuale si parla del più e del meno, si parla delle piccole e grandi problematiche della città e insieme ai volontari e alle volontarie andiamo ad affrontare le problematiche. Allora, prima di parlare delle problematiche, il numero di oggi per l'estrazione 0841, ripeto 0841, messaggio WhatsApp al 347 10 97 484 col vostro numero di oggi 0841. Cosa si vince? Si vince un uovo di Pasqua Kinder, ce l'ho messo dietro, vabbè, non lo posso far vedere, il main sponsor Kinder Ferrero, omaggio nuovo di Pasqua per maschietto o per femminuccia, uovo di Pasqua Kinder gigante messo appunto a disposizione dal nostro main sponsor. Stasera alle 20.30 faremo l'estrazione e il numero estratto vincerà appunto l'uovo gigante. Beh, per la prossima settimana avremo un altro sponsor. Sono contento quando si tratta di aziende locali. Gioielleria Piccione metterà a disposizione per lunedì della prossima settimana un orologio da uomo, basta, stessa modalità, manderete un codice, però io effettivamente già ho parlato anche troppo, devo annunciarlo domani mattina, va bene, domani poi vi darò un codice, mi sono andato troppo a parlare, mannaggia a me e alla mia boccaccia, va bene, per oggi, ripeto, se volete vincere l'uovo, 0841 è il numero da mandare. Ok, allora parliamo di iniziative. È stato un fine settimana, e questa tra l'altro sarà una settimana molto complicata, è stato un fine settimana dove ci siamo dedicati alla parte conclusiva per quanto riguarda la pitturazione del mausoleo politico, il sito abbandonato a se stesso da 40 anni che si trova in Viale Teocrito, un secondo sito che stiamo prendendo a cuore dopo aver preso a cuore le terme bizantine, adesso abbiamo puntato i nostri riflettori anche sul mausoleo politico. Mausoleo Politi lo dovete immaginare come uno di quei monumentini che ci sono al cimitero di Siracusa, no? Del tardo periodo romano, all'interno del quale esistono due sarcofagi, il monumentino all'interno è affrescato, ma tutto questo che vi sto dicendo io lo trovate sul mio blog salvorusso.it o sulle varie pagine che trovate in giro, ma soprattutto su una targa che verrà realizzata dalla sovrintendenza. E questa targa sarà propedeutica a una riapertura di quel sito. Sì, avete sentito bene, il progetto sta andando avanti rapidamente. Io auspico prestissimo quello e altri siti minori verranno restituiti alla città, verranno restituiti ai turisti, all'umanità. Ed è bello perché il nostro progetto arriverà a una conclusione dove appunto verranno restituiti questi nostri tesori nascosti all'usufruizione. Quello sarà il coronamento di un sogno. Ecco. Va bene, questa sarà una settimana, dicevo, molto complessa. Tra l'altro
venerdì io sarò a Palermo perché devo fare un piccolo convegno all'università per quanto riguarda ChatGPT. Domenica mattina alle 8 saremo nuovamente al Mausoleo Politi, entreremo dentro e bonificheremo e decespuglieremo l'area, appunto per ridare dignità e decoro, non so da quanti anni non viene fatto tutto questo. Sabato pomeriggio alle ore 15 inizierà insieme a Davide e Maria quel percorso che vedrà loro fare delle attività di yoga psicomotorie, le chiamo io, probabilmente sbagliando, faranno delle lezioni gratuite. Appuntamento sarà, si inizierà puntualissimi alle 15, un quarto d'ora prima ci vediamo, io penso di esserci, ci vediamo alla fontana che c'è all'ingresso della pista ciclabile Rossana Maiorca, e da là poi ci si sposterà nel luogo dedicato dove faremo appunto questa attività, che rigorosamente inizierà alle 15 e finirà alle 16, quindi massima puntualità, il maestro Davide è rigorosissimo da questo punto di vista. E poi ci saranno altri eventi, sempre sabato, da definire le date, vi farò sapere tramite i nostri social. Allora, tocchiamo il tasto anche elezioni amministrative. Ieri ho pubblicato le foto della manutenzione appunto che abbiamo fatto del sito. Sono contento, le persone rispondono bene, qualcuno dà anche la disponibilità. Nel frattempo, ovviamente, come giusto che sia, ci sono le persone che non sono mai contente e che fanno anche delle legittime domande. Ad esempio, una di queste domande a cui io mi sono permesso proprio di rispondere, e poi ho fatto un apposito post dove ho citato tutti i prossimi candidati sindaci e o attori della prossima campagna elettorale amministrativa, è un post dove una domanda che mi è stata fatta da un nostro concittadino che non conosco, e molte le persone che io non conosco mi mettono mi piace, che seguono, che commentano, meglio così, evidentemente facciamo rumore. Questo cittadino mi chiedeva semplicemente: ma non ci dovrebbe pensare la sovrintendenza ai beni culturali? Sì, ovvio, la risposta più ovvia è questa. Poco fa un'altra cittadina, a cui più tardi risponderò, ha scritto: ma io le tasse cosa le pago a fare? Domande legittime, con ovviamente io metto like, mi piace, sono perfettamente concorde. Pur tuttavia, beh, bellissimo, io queste domande me le facevo 30 anni fa, 40 anni fa, io ho 47 anni, me le faccio da sempre, da quando io sono nato. La domanda che chiunque si fa è: ma io le tasse cosa le pago a fare? Ma io perché devo farlo se ci deve pensare qualcuno di livello, di ordine e grado superiore? Beh, la risposta è altrettanto banale, semplice: non lo fa nessuno. Non lo fanno perché... a volte semplicemente perché hanno troppe cose da fare, a volte semplicemente perché non ci sono le risorse economiche per farlo, a volte semplicemente perché gli uffici tra di loro non si parlano. Io nel post che ho fatto stamattina sono stato molto dettagliato su alcuni aspetti, facciamo un esempio. La fontana di Diana, grazie al sottoscritto, oggi è riattivata. Io ricordo anni fa, quando si è presa in carico questa tematica, che prima di allora la fontana di Diana era rimasta inattiva per molti anni. Avevo seguito alcuni progetti faraonici di realizzarla ex novo, oppure rifacciamola in bronzo, oppure c'è tutta una serie di iniziative che sarebbero costate centinaia di migliaia di euro. Io andai a studiare di cosa è fatta la fontana di Diana, avanzai una proposta all'attuale sindaco, che all'epoca era assessore alla cultura, e gli dissi: senti, la fontana è fatta di questo materiale povero, che costa poco, la manutenzione ovviamente costerebbe un sacco di soldini, ma ci sono delle figure che sono già pagate con soldi pubblici e sono i restauratori del Museo Paolo Orsi. Utilizziamo uno o due restauratori, utilizziamo del cemento comunissimo, si sistema in 4 e 4 8 a costo zero. Sapete com'è finita?
che lui mi disse che la sovrintendenza non rispondeva. Io scrissi alla sovrintendenza. La sovrintendenza diede parere positivo in 2 giorni. A quel punto lui ha dovuto chiamare la sovrintendenza. Nel giro di 2 o 3 settimane sono iniziati i lavori per riqualificare la fontana di Diana, che oggi è attiva a costo praticamente zero. Poi vabbè, hanno fatto delle salse, c'è stato un main sponsor della zona industriale, ma vabbè, ok, io capisco la politica e le campagne mediatiche che devono fare per il consenso. Oggi la fontana di Diana è attiva a costo praticamente zero, perché dei cittadini si sono spesi. All'epoca io che cosa mi dovevo porre? La domanda, ah, ma ci deve pensare il comune, ah, ma ci deve pensare la sovrintendenza? Beh, ci ha pensato un cittadino, e a costo zero la fontana di Diana oggi è attiva. Non prenderò mai applausi, non prenderò mai spille, va bene, ma chi se ne frega. Io, come dico sempre, non è importante chi faccia le cose, l'importante è che le cose si facciano. Vogliamo parlare dell'attuale Tempio d'Apollo? Oggi il Tempio d'Apollo è chiuso al traffico pedonale. Devo dire, per merito di chi? Di merito mio e delle centinaia di firme che all'epoca ho raccolto. Vogliamo parlare sempre della fontana di Diana, dell'attuale Piazza della Repubblica, di cui, scusate, Piazza Archimede, di cui metà attualmente è chiusa al traffico pedonale. Chiedete al bar perché è chiusa metà per il traffico pedonale. Vi risponderà, se avrà un po' di intelligenza, come si dice, vabbè, non mi viene il termine, sono tutte idee, iniziative che sono arrivate dai cittadini, molte da me, molte dal gruppo che sta dietro di me, di cittadini, comuni cittadini. E allora cosa vogliamo fare? Per farla breve, me ne vado a lavorare, che oggi è giornata molto complessa. Noi vogliamo l'onore e l'onere di poter amministrare questa città, risolvendo le piccole e grandi problematiche dei cittadini, con i fatti, non con le chiacchiere. Abbiamo dimostrato in questi anni che una cittadinanza attiva può risolvere le piccole, ma a volte anche le grandi problematiche, che vanno dalle buche, che vanno dalle deiezioni canine, che vanno dai marciapiedi che sono pessimi, che vanno dalle erbacce, che vanno dagli abbandoni di rifiuti, e potremmo continuare, che vanno all'infinito, dando delle soluzioni ai cittadini, coinvolgendo i cittadini stessi. In che modo? È molto semplice. I cittadini vanno premiati nel momento in cui sono in regola con la Tari, nel momento in cui sono in regola con i conferimenti, si sbracciano per andare a CCR per fare il deposito del rifiuto, per pesarlo, si fanno le file e quant'altro. Vanno premiati in che modo? Dando loro degli incentivi a continuare a differenziare, con degli sconti particolari che non solo possono essere comunali, ma anche con attività convenzionate, ma su quello poi ne parleremo al momento opportuno. I cittadini vanno puniti nel momento in cui ci sono dei contravventori che in maniera continua, perché magari sono stati sanzionati la prima volta, continuano ad essere sporcaccioni. Ci sono le misure su come sanzionarli, ma anche quello ne parleremo al momento più opportuno. I cittadini vanno redarguiti, ma vanno anche invogliati a mettersi in regola. In che senso? È molto semplice anche qui, perché tutto quello che dico non è che me lo invento, sono studi che facciamo, che abbiamo fatto e che continuiamo a fare. Dicevo, in che senso va redarguito e poi messo nelle condizioni di pagare le tasse? Se un cittadino ha 1, 2, 3 rate entrate in esattoria, quindi ha delle cartelle esattoriali della Tari, tramite una legge che esiste, che si chiama baratto amministrativo, questi debiti che ha verso l'attuale amministrazione, verso il Comune di Siracusa, li paga facendo dei lavori socialmente utili. Vedete fin qui quanto materiale umano, quante risorse umane abbiamo trovato, e non ho parlato dei percettori del reddito di cittadinanza, oggi chiamati MIA. Lì si potrebbero fare dei veri progetti per riqualificare questa città. A tutto questo aggiungiamo tutta quella quantità incredibile di risorse umane che abbiamo in città, tutte persone anziane che vorrebbero partecipare alle nostre iniziative perché sono da sole, perché sono isolate, perché sono contente di essere forza attiva, perché si sentono coinvolte.
Bene, noi tutto questo lo vogliamo rendere amministrativamente parlando una risorsa da utilizzare in questa città. Qualcuno mi ha detto, dei candidati sindaci che ho incontrato, ah, ma si può fare? Certo che si può fare. Esistono degli esempi virtuosi di amministrazioni comunali che l'hanno già fatto, seppur in maniera lieve. Il modo come lo vogliamo fare noi è il primo caso in Italia, perché oltre ad avere delle risorse umane normali che l'amministrazione ha già nelle proprie unità interne, utilizzerà i concittadini. E qui apro un grande capitolo formandoli. Oggi uno dei grandi problemi del percettore di cittadinanza è la mancanza di formazione. Nelle nostre attività che andremo a fare di volontariato civico per conto dell'amministrazione, faremo anche formazione e quindi avrai delle persone formate per diventare pittori, avrai delle persone formate per mettere in sicurezza buche, avrai delle persone per fare delle attività che possono essere il giardinaggio, che possono essere la ripitturazione delle targhe dopo-onomastiche e quant'altro. Tutte attività riconosciute dal Comune di Siracusa che potrà dare un documento cartaceo dove dirà: il signor Russo Salvatore ha fatto attività di giardinaggio per conto del Comune di Siracusa, coperto da apposita polizza assicurativa, e questo è un altro tasto molto importante. Bene, tutto quello che ho detto io, ripeto, fin qui lo vorrò dire un giorno su un palco con chi saranno i prossimi candidati sindaci che vorranno avere noi al loro fianco e fare questo, dire questo ai cittadini che avranno una risposta entro 24 ore dalla loro chiamata. Vedete, non è campagna elettorale perché io non mi sto candidando a nulla, noi stiamo offrendo un servizio. Non sono promesse vaghe perché se ci pensate, questo che sto dicendo io l'abbiamo già fatto in questi anni. Si tratta di metterlo in maniera strutturale, si tratterà di non essere più Salvo Russo e altri 4-5 cittadini attivi, si tratterà di mettere un'amministrazione con delle risorse e con delle quantità incredibili di persone che da un punto di vista umano daranno il loro contributo. Una rivoluzione, io la chiamo politica culturale, di come sia la politica del fare le cose e non la politica delle chiacchiere. Noi ci siamo e siamo pronti a metterci, a scendere in campo. Buona giornata a tutte e a tutti da Saborus. Ciao!